chi ha avuto il coraggio e la forza di resistere fino a qui, vi parlerò per la terza volta della democrazia cristiana. Infatti nei nostri convegni abbiamo più volte parlato di questa, potremmo dire, eresia sociale, il modernismo sociale, condannato da Papa Pio XI nell'enciclica Ubi et Orbi. Vi ricordo per esempio il secondo convegno, quello di Modena, il movimento cattolico dal Papa Re alla Balena Bianca, naturalmente la Balena Bianca in questione nel 2007, e così ancora il quinto convegno, la quinta giornata, quando la Chiesa condannò la democrazia cristiana, 100 anni dopo la lettera Notre Charge Apostolique di San Pio X. Questa lettera Notre Charge Apostolique, quindi 100 anni, era il 1910, condannò un movimento francese che si chiamava Le Sillon, il solco, fondato da Marc Sangier, che è un po' uno dei padri del movimento democratico cristiano. Altra condanna della democrazia cristiana, inteso come movimento politico e quindi errore contro la dottrina sociale della Chiesa, si trova nella scomunica di Romolo Murri, già citato tante volte. Romolo Murri fu sospeso a Divinis nel 1907, scomunicato vitando, la più grave di tutte le censure, nel 1909. Egli fondò la Lega Democratico Cristiana, alla quale partecipava anche il giovane Don Luigi Sturzo e quasi tutti gli esponenti del Partito Popolare, sia quelli rimasti antifascisti, sia quelli, per tornare alla lezione scorsa, che fiancheggiarono il fascismo nel Centro Nazionale. La lezione scorsa ho dimenticato di dire che, apro una parentesi, l'inconciliabilità tra il partito fascista e la massoneria fu dovuta al fatto che il Partito Nazionale Fascista doveva fondersi con l'Associazione Nazionalista Italiana, un partito delle camicie azzurre, così chiamato, fondato nel 1910, in cui facevano parte poi dei futuri esponenti del fascismo come Federzoni, Alfredo Rocco con il codice Rocco e altri, Corradini, non Corridoni ma Corradini e altri, i quali erano superficialmente ma decisamente antimassoni, e quindi per fare questa fusione si dovette dargli quello che chiedevano, cioè l'esclusione dei massoni dal partito. Ora, tornando a noi, al Partito Popolare, nel 1900, all'inizio di quel secolo ormai passato, sull'Aventino ci fu quindi questa riunione con la quale fu fondato questo partito murriano, apertamente laico, così come si diceva, riunione a cui parteciparono Sturzo, Murri, Marc Sangier, che sarebbe stato condannato in seguito da San Pio X, Fogazzaro, il quale fu condannato anch'egli, soprattutto nel suo romanzo Il Santo, dove preparava un po' tutta la congiura modernista contro la Chiesa, con una specie di massoneria cattolica, così si esprimeva egli stesso, se non erro. Ma il movimento di Murri finì con la scomunica del religioso, del sacerdote, dovuta anche al fatto, non solo, che egli nel discorso tenuto a San Marino nel 1902 prese apertamente parte per
il movimento modernista, identificato così con il modernismo, fu spazzato via dalla repressione antimodernista voluta da San Pio X. E tuttavia, nel 1971, nel centenario di Murri, il presidente della Repubblica Gronchi ebbe a dire, l'ho già citato anni fa, senza Murri non ci sarebbe stato Sturz. E quindi vediamo qui due personaggi così diversi come Dino Grandi e il presidente Gronchi, che rivendicano l'uno e l'altro Don Romolo Murri come antenato. Qui ci sono degli strani cortocircuiti di personaggi che potremmo dire così estranei, così lontani, come il democristiano Gronchi e il fascista Grandi, anche se poi il 25 luglio fece quel che fece, ma senza dubbio stupisce che entrambi si rifacciano a Murri. Dopo la morte di San Pio X, agosto 1914, e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale in contemporanea, si ebbe altro a che pensare che al modernismo. Il modernismo, come ho detto prima, questa eresia dei nostri tempi, il nemico principale della fede, era vinto in quel momento nel suo aspetto dogmatico, ma sopravvisse rifugiandosi in quegli argomenti che, essendo di carattere più pragmatico, più concreto e pratico che speculativo, potevano essere meno facilmente colpiti. Il modernismo quindi non trattò più della divinità di Gesù Cristo, adesso se ne occupa Scalfari e il suo intervistato, e non si occupava più della divinità di Gesù Cristo, dell'autenticità dei Vangeli, del significato dei dogmi, ma si rifugiò nelle cose pratiche, il movimento liturgico, la confessionalità o meno dei movimenti sindacali e politici ed altre questioni che meno facilmente potevano essere oggetto di una condanna dottrinale. Fu in questo modo che il modernismo, depurato dei più gravi errori dogmatici, almeno in apparenza, si presentò redivivo e sotto altro nome al mondo cattolico. Ed ecco l'appello celeberrimo ai liberi e forti voluto da Don Sturzo. Questa copia è tratta dal foglio Giuliano Ferrara, 20 gennaio del 2019, 20 gennaio perché il 18 gennaio 1919 Don Luigi Sturzo sottoscrisse questo famoso appello che coincide con la nascita del Partito Popolare. Il Partito Popolare, come sapete, scomparve sotto il fascismo, che prima chiese e ottenne l'esilio di Don Sturzo, il Vaticano lo mandò via, lo mandò fuori Italia, e poi naturalmente tutti i partiti politici cessarono di esistere, ragione per cui cessò di esistere anche il Partito Popolare. E rinacque verso la fine della guerra, evidentemente con un nuovo nome, Democrazia Cristiana. Ma la Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi, che era uno di quelli presenti alla fondazione della Democrazia Cristiana di Murri, la Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi si richiamava anche nel nome alla Democrazia Cristiana di Romolo Murri. Perché Don Sturzo non chiamò il suo partito Democrazia Cristiana? Perché non si poteva. Era ancora vivo Don Romolo Murri, scomunicato, non possiamo certo dare il nome del suo movimento al nostro partito. E quindi
lo stesso partito sotto mentite spoglie. Si chiamerà quindi Partito Popolare. Questo appello ai liberi e forti, perché inizia così, a tutti gli uomini liberi e forti, fede e ragione, diceva, schiavi e deboli, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo appello perché uniti insieme propugnano nella loro interezza gli ideali di giustizia e libertà. Mi sembra forse era meglio dire propugnino, ma insomma, forse c'è un errore di stampo, mi sbaglio io. Questo appello fu sottoscritto da Sturzo che lo scrisse e poi in ordine alfabetico dalla commissione provvisoria del PP, Giovanni Bertini, onorevole, Giovanni Bertone, Stefano Gavazzoni, se non sbaglio passò col Centro Nazionale in seguito, Achille Grandi, il conte Giovanni Grosoli, anche lui passò col Centro Nazionale, l'onorevole Giovanni Longinotti, che fu, se non erro, il patrono, il protettore di Giovanni Battista Montini, che fu introdotto a Roma da questo onorevole, e ricordiamo che il papà di Montini era un deputato del Partito Popolare, l'onorevole avvocato Angelo Mauri, l'avvocato Umberto Merlin, che ci ricorda un'altra legge, credo che sarà sua figlia forse, l'onorevole Rodinò, il conte Santucci, il banchiere, quello che si salvò dal crack per il rotto della cuffia, e don Luigi Sturzo. Allora, se voi leggete questo appello ai liberi e forti, non so quanti l'hanno letto, non è lungo, il programma di Fede e Ragione è più lungo, è più bello anche. Se voi leggete l'appello ai liberi e forti, non c'è la parola Dio, non c'è la parola Gesù Cristo. Credo che non ci sia neppure la parola cattolico, chiesa o papa. Niente. C'è solo la parola cristianesimo. Verso la fine ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera morale e sociale, ispirandoci ai santi principi del cristianesimo, che consacrò la grande missione civilizzatrice dell'Italia. Questa è l'unica citazione del cristianesimo. Come si dice, è diventata una cosa storica, tutti la conoscono, partito di ispirazione cristiana. Ma questo partito di ispirazione cristiana è un partito cristiano? Anzi, è un partito cattolico? Vedremo dalla citazione stessa di Don Sturzo che non lo è. Non lo è non perché lo dico io o quelli di Fede e Ragione, ma perché lo dice Don Sturzo. Questa è la citazione, ma se potrebbero fare mille altre, di Don Sturzo quando parlò a Verona il 16 marzo 1919. Il partito era stato fondato neanche da due mesi. Il PP è nato come un partito non cattolico. Oh, beh, meno male che viene detto chiaramente. È fondato da un prete, ma è un partito non cattolico. Il PP è nato come un partito non cattolico, aconfessionale. Ora vedete, nel programma di Fede e Ragione è che la legalità di Cristo fosse ammessa in tutti i campi della vita umana, individuale e sociale. Quindi confessionale. Fede e Ragione voleva mettere la dottrina sociale della Chiesa di Gesù Cristo come re di tutto. Don Sturzo non riesce a mettere Gesù Cristo come re neppure del suo partito, che l'ha fondato lui, neppure del suo partito. Quindi, ripeto, il PP è nato come un partito non cattolico, aconfessionale, come un partito a forte contenuto democratico. Ecco, nel movimento cattolico il Partito Popolare però fa una scelta. Questa scelta è la scelta democratica.
non tutti i cattolici erano democratici come forma di governo, come ispirazioni, come idealità. Qua per democratico si intende, non solo non voglio la dittatura, per democratico si intende un partito fondamentalmente che guardava le istanze, per così dire, della sinistra. Come si dice, un partito di centro che guarda e che porta a sinistra. Termine centro, molte volte la DC si presenta che il Partito Popolare è il partito del centro, e si rifà soprattutto al famoso centro che era il partito tedesco, il partito dei cattolici tedeschi, che si chiamava il centro, il quale nacque bene contro Bismarck e finì male, fu modello di questa deriva del Partito Popolare. Il PP è nato come un partito non cattolico, a confessionale, come un partito a forte contenuto democratico. Quindi tra i cattolici, non tutti i cattolici possono essere del PP. Se vuoi essere del PP devi avere un forte contenuto democratico, altrimenti non sei del PP. E che si ispira alle idealità cristiane. Allora, ecco quella famosa ispirazione alle idealità cristiane, un po' come le radici cristiane. Quindi noi non vogliamo un'Europa cristiana, ma vogliamo le radici cristiane. Aspetta, però, che si ispira alle idealità cristiane, ma che non prende la religione come elemento di differenziazione politica. Non prende, forse potete dire, ho capito male, cioè Don Sturzo, un don, dice, il nostro partito prende la religione come elemento di differenziazione politica, cioè quello che distingue me da te è la religione. No, siccome un partito non cattolico, aconfessionale, il PP non prende la religione come differenziazione politica, elemento di differenziazione politica. Quindi, se tu sei d'accordo col programma, tu puoi essere di qualunque cosa e siamo nel medesimo partito. Sei un democratico, va bene. Non sei un democratico, ma sei cattolico, non va bene. Sei un democratico e non sei cattolico, va bene. Perché la religione non è un elemento di differenziazione politica. Ed infatti, come vi ho detto, nell'appello famosissimo ai liberi e forti, che tutti citano, non tutti leggono, anche se non è poi così lungo, è brevissimo, la metà quasi, forse esagero, ma siamo lì, del discorso è per elogiare il presidente statunitense Wilson e la Società delle Nazioni, che Wilson era un massone e quindi voleva, tramite la Società delle Nazioni, realizzare l'ideale massonico della Repubblica Universale, laddove invece non c'è una parola per i diritti della Chiesa, per la questione romana, che a quei tempi era fondamentale per i cattolici. Non vedo neppure qualche cosa sulla famiglia. Quindi è un programma laico, potremmo dire un programma laico. Si dice quindi il Partito Popolare non è un partito cattolico, ma è il partito dei cattolici. Ma anche questo è discutibile, perché i cattolici che non condividono le idealità politiche proprie del Partito Popolare non possono far parte del Partito Popolare, e i non cattolici che condividono la posizione politica del Partito Popolare non hanno alcun problema a far parte del Partito Popolare. Quindi è un partito non cattolico e non è neppure un partito di cattolici, almeno in apparenza. Quindi all'Albergo Santa Chiara di Roma, 18 gennaio del 19, viene lanciato questo appello agli uomini liberi e forti, e il presidente del partito sarà il conte Carlo Santucci, avvocato rotale,
amico del cardinale segretario di Stato Gasparri, torniamo sempre agli stessi personaggi, è immischiato negli scricchioli economici del Banco di Roma. Come è stato possibile fondare un partito quando i cattolici non potevano votare? Perché, come sapete, i cattolici non potevano votare. Il famoso non expedit. Il non expedit fu lanciato nel 1860 qualcosa, me l'ho scritto qui ma bisogna trovarlo negli appunti, da Don Margotti, di cui abbiamo parlato nelle due conferenze precedenti, e non perché Don Margotti fosse pregiudizialmente contrario a delle elezioni politiche, visto che ce le avevano messe e cerchiamo di difenderci. Addirittura Don Margotti era stato eletto, solo che Cavour con un decreto ministeriale annullò l'elezione dei preti, dei parroci, dei canonici, eccetera, perché Don Margotti capì che era inutile partecipare all'elezione e quindi disse né eletti né elettori. La parola d'ordine di Don Margotti divenne poi un obbligo per i cattolici decretato sotto Leone XIII dalla Sacra Penitenziaria, quindi dalla Curia Romana, che fece passare questo non expedit, cioè non è opportuno, in un non lice, cioè non è lecito. Per il cattolico era un peccato partecipare alle elezioni politiche, tanto più che questo voleva dire accettare di fatto l'usurpazione dello Stato della Chiesa. Non era però vietato ai cattolici partecipare alle elezioni comunali, amministrative, perché lì non c'erano partiti né riconoscere il governo, non si doveva andare in Parlamento, ma solamente gestire la cosa, diciamo, in un paese, amministrare un paese. E quindi era lecito ai cattolici votare lì. Sotto Pio X, col famoso patto Gentiloni, solo parente, non antenato dello sciagurato attuale, quindi furono fatti dei patti elettorali di tipo conservatore, cioè per impedire la vittoria dei socialisti, che alla fine dell'Ottocento le cose stavano cambiando, i socialisti non erano più solo le correnti garibaldine, era proprio un partito socialista strutturato. E quindi per evitare la vittoria dei socialisti, Pio X accettò delle alleanze elettorali dove però i candidati liberali dovevano accettare di fronte ai propri elettori dei punti che oggi chiameremo non negoziabili, quindi si impegnavano a non votare determinate leggi o a votarne altre, e quindi di fatto nella loro attività di legislatori di non andare contro la Chiesa, ma anzi di favorire la Chiesa. Dove c'era questo accordo si votava, dove non c'era questo accordo non si votava. La questione rimase più o meno la stessa fino alla fine della guerra. Evidentemente l'esistenza di un divieto di votare, almeno anche se diminuito, comunque esistente ancora, impediva la formazione di qualunque partito cattolico. Ragione per cui c'erano solamente delle unioni elettorali sotto il controllo della Chiesa. La Chiesa, i vescovi, tramite questa struttura dovevano decidere cosa fare caso per caso per le elezioni di alcuni deputati, c'era soprattutto ancora il sistema del maggioritario dei vari collegi e non in proporzionale come si è venuto poi dopo. Alla fine della guerra nel movimento cattolico
particolarmente dai vescovi veneti, si preconizzò la fondazione di un partito cattolico. Questo soprattutto il patriarca di Venezia, La Fontaine, il quale però si immaginava un partito cattolico confessionale, cioè cattolico. Allora, i cattolici si presentino alle elezioni, tanto più che col suffragio universale maschile, femminile bisogna attendere dopo la guerra, il PP sarà subito per il suffragio universale anche femminile, anche i fasci d'altronde, però non c'era ancora, quindi c'era solamente quello maschile. Però era di già molto meglio di prima, si pensava, si sperava che le classi popolari avrebbero votato in massa o per i socialisti o per i cattolici, ragione per cui, doppio motivo, i cattolici avrebbero avuto molti voti e bisognava comunque sbarrare la strada ai socialisti. Quindi un partito sembra opportuno. Il fatto è che quello che Don Sturzo vagheggiava, sull'esempio di Don Romolo Murri, era un partito non confessionale e non cattolico. Egli quindi prima a Milano, presso il Cardinal Ferrari, tastò il terreno, 17 novembre del 18, con una conferenza programmatica, il Cardinal Ferrari lo mandò a parlare a Roma, e a Roma incominciarono a vedere che cosa fare, ovvero sia osteggiare o favorire il PD, la fondazione di questa idea di Don Sturzo. La soluzione fu pilatesca, con tutto il rispetto parlando, cioè noi non lo favoriamo e non lo osteggiamo, semplicemente non ci pronunciamo. Se Don Sturzo vuole lanciare il Partito Popolare, da Roma non arriveranno fulmini e non arriveranno approvazioni, però c'era un però, e non è spedito. Quando già Don Sturzo ha lanciato il Partito Popolare, un mese prima delle elezioni del 19, la penitenzieria sopprime non espedit, ragione per cui è vero che non si è osteggiato, non si è favorito, ma di fatto la decisione di togliere non espedit andava nel senso di favorire l'azione del Partito Popolare. Quali erano i problemi posti dal Partito Popolare? Il Partito Popolare convocò il primo congresso del partito a Bologna il 14 giugno 1919, sotto la presidenza di Alcide De Gasperi. Il partito si trovava di fronte a una forte opposizione interna. Questa forte opposizione interna veniva da destra e da sinistra, con Don Sturzo al centro. Da sinistra era una posizione che non era una vera opposizione, era solamente andare oltre. Era soprattutto l'onorevole Miglioli, che era un po' a capo delle leghe bianche, le cooperative bianche della pianura padana, che aveva un programma economico-sociale estremista che praticamente raggiungeva quello dei socialisti, tant'è vero che poi Miglioli nella sua traiettoria politica finì proprio così, cioè finì con l'estrema sinistra, potremmo dire così. L'ala destra invece contestava il nascente Partito Popolare, pur facendone parte, appunto da destra. Ma cosa voleva dire contestarlo da destra? Contestarlo da destra vuol dire fondare una corrente, diremmo adesso in senso moderno, allora non parlavano di corrente, veniva chiamata l'ala destra del Partito Popolare, a cui fu messo come presidente Filippo Sassoli De Bianchi, che sarà il finanziatore
e il direttore, quando Don De Toto dovette cedere la direzione, quando ci fu l'articolo dell'Unità Cattolica di cui vi ho parlato, quindi Filis, questo articolo l'Unità Cattolica dovette chiedere perdono, ma Don De Toto si ritirò da direttore e al suo posto venne Filippo Sassoli De Bianchi, era la stessa cosa per grandi, grandi amici. Filippo Sassoli De Bianchi era il presidente di questa ala destra, Reggio Daci, l'avvocato del giudice ed altri ne erano i membri, anche Giovanni Battista Paganuzzi. Allora, per chi conosce questi nomi, sa che si tratta della vecchia guardia dell'Opera dei Congressi. Che cos'è l'Opera dei Congressi? L'Opera dei Congressi è la più grande associazione cattolica fondata praticamente, mi sembra, 1870 qualcosa, poco dopo, adesso ne parlai nel convegno di Modena, il Movimento Cattolico, dal Papa Re alla Balena Bianca, poi c'è anche il numero di sodalizium dedicato solo a questo tema. L'Opera dei Congressi fu un'associazione potentissima che fu fondata dagli intransigenti, cioè da quei cattolici, non i cattolici liberali che accettavano il risorgimento e il dato di fatto, ma di quei cattolici intransigenti, controrivoluzionari, che erano il 99%, che si opponevano al risorgimento, che si opponevano alle idee liberali, che si opponevano al diritto nuovo, che si opponevano all'illuminismo, alla rivoluzione, e volevano far tornare l'Italia cattolica. Non era un partito, perché non si poteva votare, era un'opera che riuniva tutte le opere cattoliche, più che banche erano le casse di risparmio, le opere dei lavoratori, le opere dottrinali, insomma c'era di tutto, c'era l'economica, la sezione economica sociale, eccetera, eccetera, sullo slancio prima di Pio IX e poi soprattutto Leone XIII. La vecchia guardia aveva avuto come simbolo Paganuzzi, che morì nel 23, quindi era già vecchio quando c'è più il Partito Popolare, e nella giovane guardia, ma fedele agli ideali di prima, Sassoli De Bianchi, Medolato Albani, cioè i migliori amici di Federagione. C'era anche Benigni nell'Opera dei Congressi, eccetera. Ma nell'Opera dei Congressi si fece avanti a un certo punto, capeggiata da Don Romolo Murri, dobbiamo parlare sempre di lui, i giovani, che anche gli altri erano giovani, ma i giovani che contestavano i vecchi. Quando crollò il campanile di Venezia, il campanile di San Marco, ci fu un famoso articolo di Don Murri, il crollo di Venezia, che voleva dire come è crollato il campanile, crolla Paganuzzi e il patriarca di Venezia, il cardinal Sarto, futuro San Pio X. Quindi i giovani volevano, pretendendo di seguire Leone XIII, e invece lo tradivano, affermare la democrazia cristiana, non nel senso che aveva detto Leone XIII di azione sociale in favore del popolo, ma nel senso di una scelta politica, istituzionale e democratica, il che Leone XIII non aveva detto, e di accettazione del diritto nuovo venuto dalla rivoluzione. Questi giovani, con l'aiuto di Grosoli, il banchiere ebreo di Ferrara, ebreo di origine perché lui era cattolico, era terziario dei francescani, con l'aiuto di Grosoli riuscirono ad ottenere il potere, la maggioranza all'Opera dei Congressi, e lì San Pio X la soppresse, e siccome gli era sfuggita di mano, sopprimo l'Opera dei Congressi, tranne la sezione economica sociale del conte Medolato Albani, amicissimo di De Toto. Tant'è vero che De Toto scriverà la biografia di Medolato Albani, ce l'ho adesso grazie a un suo discendente e a una dottoressa amica nostra fedele che ce l'ha ottenuto, scrisse la biografia di Medolato Albani, che era anche la storia del movimento cattolico italiano. Ebbene, con lo scioglimento dell'Opera dei Congressi si voleva tagliare le unghie e le mani a Romolo Murri, che poi infatti dopo fu scomunicato, come vi ho detto,
e se ne andò con la sua Lega Democratica Cristiana, la Lega Nazionale, poi appostatò, si sposò, tra virgolette, e finì in malora. Murri finì in malora, ma i Murriani no. Allora, quando si fonda il PPI, queste vecchie colonne dell'opera dei congressi, fedeli alla tradizione intransigente e fedeli al magistero della Chiesa Cattolica, nel Partito Popolare vogliono formare un'ala destra, cioè qua ci parla di un Partito Popolare non cattolico a confessionale, è un'eresia. E quindi noi vogliamo un Partito Popolare, visto che l'avete fondato, noi non l'avremmo fondato, ma l'avete fondato, vogliamo un Partito Popolare cattolico. Cosa voleva dire a confessionalità nella bocca di Don Sturzo e dei suoi sodali? A confessionalità significava due cose, non solo una, due cose. Una, il Partito Popolare non è un partito cattolico, non ha come programma di difendere i diritti del Papa e della Chiesa, non ha come programma il regno sociale di Gesù Cristo, è un partito laico. Uno. Due, a confessionalità vuol dire non solo che possono entrare i non cattolici nel nostro partito, ma due, non siamo dipendenti dalla gerarchia della Chiesa. E questo era un altro punto, è uno dei punti con cui si scontrò già prima Romolo Murri, perché non Pio X ma Leone XIII nel 1902, con l'istruzione sulla vera democrazia cristiana, metteva come punto fondamentale la sottomissione alla gerarchia. Sei cattolico e non puoi, anche in politica, perché la politica fa parte della morale e i giudici della morale cristiana sono i vescovi e il Papa, non puoi tu fare un movimento o un partito cattolico che prescinda dalle indicazioni della Chiesa. Invece a confessionalità cosa vuol dire? Noi prescindiamo dalle indicazioni della gerarchia, siamo indipendenti dalla gerarchia. Queste sono le due valenze di a confessionalità. Poi l'altra questione evidentemente era quella sociale, perché benché Sassoli, De Bianchi, Medolago Albani, eccetera, fossero del tutto fedeli alla linea inaugurata da Leone XIII con la Rerum Novarum in favore delle classi popolari, della giustizia in materia economica, del giusto salario, eccetera, eccetera, non seguivano però Don Murri e i loro compagni nelle aberrazioni socialistiche, per esempio contro la proprietà privata. Ed invece il Partito Popolare, anche senza le idee estremiste di Migliori, era anche in materia economico-sociale favorevole, senza dirlo apertamente, alla lotta di classe. C'è su Fede Regione un articolo divertentissimo ma triste, si chiama Lettere bergamasche, un parroco della diocesi di Bergamo informa su quello che succedeva a Bergamo, una riunione di tutte le leghe, delle cooperative cattoliche, dei sindacati cattolici, le leghe bianche eccetera, naturalmente del PB, in cui la facciata era fedeltà assoluta alla Chiesa, al Magistero, al Papa, al Vescovo, che infatti ricevono le felicitazioni. Poi c'era una circolare privata che avevano mandato ai congressisti, eccetera, dove si invitava alla lotta di classe. Sì. E secondo l'idea che, come vi ho già detto prima, il lavoratore deve essere proprietario di ciò che lavora, non è auspicabile, è una cosa bella e bene, ma è un dovere ed un diritto che colui che lavora sia proprietario
del frutto del suo lavoro, ovvero sia no al salariato. Salariato che cos'è? È quel tipo di contratto salariale in cui una persona paga e tu lavori, no? Un operaio salariato, no? Per esempio. Ebbene, il salariato che, se il prezzo è giusto, e questo Leone XIII lo ricordò contro i liberali, che dicevano il prezzo giusto è quello che è pattuito, anche se io ho strozzato uno che aveva bisogno, dal momento che è pattuito è giusto. No, perché ci deve essere il prezzo giusto. Ma se il prezzo è giusto, si crea un legittimo contrario, con un legittimo contratto di lavoro che non è contro la morale, che è legittimo. E quindi c'è il dovere di attenersi a quello che uno ha pattuito nel contratto. Lavoro, stipendio. Stipendio che serve per te e per la tua famiglia, il salario familiare. Bene. Invece, nel programma di questi popolari c'era l'espropriazione, come quello dei fasci di combattimento, l'espropriazione delle terre che non erano lavorate per darle a chi lavorava, e poi soprattutto uscire dal regime salariale la terra di chi la lavora. Allora, anche questo sembrava una cosa che contrastava con l'insegnamento delle encicliche papali, sia di Leone XIII sia di San Pio X, lo sarà anche per Pio XI, dove si raccomanda, ci dice che può essere bene un maggiore spazio per il contratto non più salariale ma di società, ma non si dice da nessuna parte né in nessun modo che questo sia un obbligo. Questo non è un obbligo. Allora si capisce, tenuto conto sia della confessionalità sia delle dottrine sociali e democratiche del Partito Popolare, quello che scrisse a proposito Gramsci. Tanti anni fa vi feci una citazione di Gramsci, adesso ve ne faccio un'altra, sempre tratta dall'Ordine Nuovo, 1 novembre del 19, cioè lo stesso anno della fondazione del partito. La Costituzione del Partito Popolare, scriveva l'esponente comunista, equivale per importanza alla riforma germanica, cioè quella di Lutero, e l'esplosione inconscia e irresistibile della riforma italiana. Questo concetto l'avevamo già visto prima. I popolari rappresentano una fase necessaria del processo di sviluppo del proletariato italiano verso il comunismo. Il cattolicesimo democratico fa ciò che il socialismo non potrebbe: amalgama, ordina, vivifica e si suicida. Perciò non fa paura ai socialisti l'avanzata impetuosa dei popolari, presero 100 seggi alla prima elezione del 19. Non fa paura il nuovo partito, che ai 60.000 tesserati del Partito Socialista contrappone i suoi 600.000 tesserati. I popolari stanno ai socialisti come Kerensky a Lenin. Kerensky è quel liberale massone che fece la prima rivoluzione contro lo zar e la seconda fu quella di Lenin. Quindi Kerensky fu il passaggio dall'antico regime al bolscevismo. Fede e Ragione invece proclamò che la tesi aconfessionale del PP è in pari tempo un errore e una mistificazione, vizi entrambi mortali. Così il 6 marzo 1921. Allora, come finì questa ala destra? L'ala destra finì male, altrimenti non saremmo al punto in cui siamo adesso. L'ala destra finì male perché purtroppo era l'ala destra di un corpo che aveva anche l'ala sinistra e aveva il corpo. Questo è il problema. Ovvero sia, l'ala destra godeva di appoggi che andavano ben oltre il campo dei cattolici integrali, ovvero sia quelli che continuavano l'opera di San Pio X. Ma l'ala destra aveva anche, a suo sostegno,
la civiltà cattolica, padre Enrico Rosa, di cui vi ho parlato prima, e aveva anche a suo sostegno padre Gemelli e Monsignor Olgiati, erano sempre in coppia, Olgiati quello di vita e pensiero, padre Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Padre Gemelli scrisse un opuscolo contro la confessionalità, voluta dal PD. Tuttavia, erano della stessa tendenza Gemelli, Olgiati e Rosa da una parte, con l'avvocato del giudice e altri, e invece Sassoli De Bianchi, Paganuzzi dall'altra parte? La realtà è no, no. La Squilla di Modena, un giornale di Modena, diede la lettera programma dell'ala destra di Sassoli De Bianchi nel luglio del 19 con 24 firme, tra cui quella di Paganuzzi, che era il presidente onorario, Sassoli quello effettivo, Reggio Daci il segretario. Qual era lo scopo dell'ala destra? Proclamare la confessionalità del Partito Popolare. Ma quando poi si doveva arrivare alla pratica, ecco, non è spedito, nel 61 lo patrocinò Margotti, poi nel 68 la penitenziaria. Bene, allora, qual era quindi la differenza della destra? Che alcuni dicevano il Partito Popolare è aconfessionale, noi siamo confessionali, votiamo e vediamo chi vince, se vincono gli aconfessionali restiamo nel Partito Popolare. Gli altri invece dicevano il Partito Popolare è aconfessionale, noi siamo confessionali, o il Partito Popolare diventa confessionale o ce ne andiamo via. È evidente. Gemelli, Olgiati, Rosa erano dell'idea saremo disciplinati, fedeli al programma, perché il partito prosperi e trionfi. La direzione del PP definì la lettera dell'ala destra un grave atto di indisciplina formale e sostanziale. Ma in realtà padre Gemelli rispose e disse che alla fine dei lavori del primo congresso, quello di Bologna, tutti applaudirono la mozione Sturzo approvata, quella della confessionalità. E padre Gemelli disse: con questo nostro applauso affermiamo soprattutto l'unità del nostro partito. Affermiamo la nostra fiducia in colui che come cittadino e come sacerdote l'ha condotta a questi risultati. Ecco quindi l'inganno in cui cadde l'ala destra. Ed ecco perché al congresso di Napoli dell'aprile 1920 la questione della confessionalità è ormai una questione acquisita, che non si discute neppure più. E quindi ecco che si fa una divisione sia sulle questioni economico-sociali, sia sulle questioni di principio dottrinali come quella della confessionalità, tra un'ala dell'ala destra che vuole l'unità del partito sopra ogni cosa e anche economicamente destro populista, i due fratelli del giudice, e la parola del popolo che era l'organo dell'ala destra, e invece quelli che vogliono mantenere i grandi principi come Sassoli e Medolago. Allora padre Rosa aveva una spia che gli riferiva tutto quello che accadeva, una spia, uno che gli riferiva tutto quello che accadeva, e padre Sala, lo storico della civiltà cattolica, questo libro Popolare e Destra Cattolica al tempo di Benedetto XV con prefazione di Scopola, primo tomo di un'opera che si intitola Popolari, Chierici e Camerati, quindi tratta proprio del tema di oggi. Bene, noi vediamo queste lettere degli emissari di padre Rosa
quello che dicono di Don De Tott, perché Don De Tott partecipava a queste riunioni dell'ala destra, ma partecipava alle riunioni dell'ala destra per convincere i membri dell'ala destra a lasciare il PPI, che era in contraddizione assoluta con la dottrina cattolica, e quindi era peccato gravissimo appartenervi, così riferisce il rappresentante di Padre Rosa. Invece Padre Rosa dice: noi dobbiamo non dividere, ma integrare le forze cattoliche, le quali incominciano ad entrare nel Parlamento, e non solo nel Parlamento, ma nel governo. Quindi con i governi liberali. E tuttavia si fa strada nel Partito Popolare l'intransigenza, che vuol dire non più l'intransigenza contro il mondo risorgimentale, che invece ormai è fatto proprio dai popolari, ma l'intransigenza nel non fare quelle alleanze coi conservatori come aveva fatto San Pio X, anche a costo di far trionfare i socialisti, come accadde al Comune di Milano, quando i popolari si astennero e fecero vincere i socialisti. La reazione dei cattolici integrali fu prima di tutto la lettera pastorale del cardinale arcivescovo di Genova, Monsignor Pio Tommaso Pio Boggiani. Tommaso era un domenicano devoto a San Tommaso, Pio perché era nato a Bosco, il paese di San Pio V, di cui lui era devotissimo, infatti la sua tomba è ancora a Bosco Marengo, dove c'è la tomba del cardinale Boggiani e i ricordi di San Pio V. E questa lettera pastorale fu pubblicata nel 1920, tutta contro il Partito Popolare, e dà anche sia dei principi contro la confessionalità, e poi dà delle disposizioni pratiche. Le disposizioni pratiche: il cardinale Boggiani vieta in tutta la sua diocesi a qualunque sacerdote e all'azione cattolica di accogliere esponenti del Partito Popolare o riunioni del Partito Popolare, perché quello che era vietato nella diocesi di Genova si faceva dappertutto altrove. L'azione cattolica, che era cattolica per definizione, nel termine stesso azione cattolica, era infatti, e i numeri di Fede e Ragione lo testimoniano con un mucchio di casi particolari, quello che è successo nella tale sezione, quello che è successo nell'altro. Una volta mi ricordo si parla del vescovo che è in chiesa con il Santissimo eccetera eccetera con quattro gatti, e fuori c'era il deputato del Partito Popolare che arrecava tutti. Ormai questi qui avevano preso in mano tutto quanto. Allora si trattava non solo di abbandonare il Partito Popolare, che non era più cattolico, ma poi di salvare l'azione cattolica, la quale rischiava di diventare sempre di più una colonia, diciamo, degli uomini del Partito Popolare, i quali da buoni modernisti si sdoppiavano: come politici erano laici, come uomini erano cattolici, quindi andavano nella sezione dell'azione cattolica, come si chiama, dell'Unione Cattolica, ed erano cattolici, e quindi si appoggiavano su tutta la struttura della Chiesa, su tutto il movimento cattolico. Poi, quando erano in Parlamento, allora lì non erano più cattolici, allora lì diventavano laici, allora lì loro erano aconfessionali. È tipico del modernismo, come spiega San Pio X nella sua Enciclica Pascendi, lo storico, l'esegeta e il politico, eccetera, eccetera, è cattolico come persona privata ed è agnostico in maniera pubblica. E sì, perché la laicità, la confessionalità vuol dire mettere da parte Dio, e mettere da parte Dio vuol dire essere praticamente atei, e questa è la tristezza che dobbiamo dire. Ragione per cui si presenta questo problema
dei rapporti tra il cardinal Boggiani e il Partito Popolare. E la soluzione di questo problema consistette nel fatto che il cardinal Boggiani dovette lasciare la diocesi, in quanto aveva tutto il mondo cosiddetto cattolico contro di lui. Non ebbe contro di lui il Papa Benedetto XV, che gli scrisse quelle famose lettere private nel quale gli disse: Eminenza, approvo totalmente quello che lei ha fatto. Però era privato. Quando poi Fede Ragione, dopo la morte di Benedetto XV, pubblicò le lettere del Papa, fu accusato di parlare male del Papa defunto. Non mi sembra che ne parlasse male. Cioè, lui ha detto, noi ne abbiamo parlato bene, perché i popolari vanno in giro nel mondo intero dicendo che il nostro partito è stato approvato dalla Santa Sede, mentre invece la verità è il contrario, nel senso che Benedetto XV scrisse al cardinal Boggiani: approvo la sua lettera pastorale. Quanto al cardinal Gasparri, che tanto aveva fatto d'intesa con Santucci per permettere perlomeno la nascita del Partito Popolare, quando in seguito il Partito Popolare si trovò in difficoltà per l'ascesa del fascismo, non esitò ad abbandonare il medesimo Partito Popolare, come tutti sanno. Questo no, lì non dico niente di sconosciuto, niente di nuovo, in quanto ormai veniva chiesto dal governo Mussolini l'allontanamento di Don Sturzo, e l'autorità non ebbe nessun problema nel decretare l'allontanamento di Don Sturzo. Noi non abbiamo mai approvato il Partito Popolare, così fece sapere il cardinale Gasparri scrivendo al suo amico Santucci. Effettivamente, prima però di questa fine, diciamo, del Partito Popolare, con l'avanzata del fascismo e quindi della dittatura, tornando indietro al congresso dopo quello di Bologna e di Napoli, ci fu quello di Venezia. Nel congresso di Venezia, anche lì, ormai l'ala destra si sciolse definitivamente. Si sciolse definitivamente in quanto Sassoli De Bianchi aveva dato le dimissioni dalla presidenza su consiglio di Don De Toth, e questo aumentò il furore dei nemici di Don De Toth, perché aveva convinto Sassoli a sostenere Fede Ragione e il cattolicesimo integrale e non a fare la ruota di scorta del Partito Popolare. Poco dopo, quindi, ritrovatosi ormai in minoranza, benché fossero il 24% del Partito Popolare, si sciolse la cosiddetta ala destra. Durante questo congresso di Venezia, che era seguito passo a passo da Fede Ragione, che per più numeri dà il resoconto di tutte le riunioni, racconto un episodio curioso di come Paganuzzi, l'antico combattente per l'autorità del Papa, per i diritti del Papa, parlò davanti al Partito Popolare raccontando come nel 1887 aveva raccolto 500 firme di cattolici per portare la questione romana in Parlamento, ma non trovò un deputato disposto a presentarla. Adesso dice che il Partito Liberale, che il Partito Popolare ne ha 110 di deputati, con 3 ministri e 5 sottosegretari, non possiamo e non dobbiamo portare la questione romana in Parlamento. Così nel 22 il povero Paganuzzi che si illudeva. E Fede Ragione dice: non mancò chi rise sotto i baffi, potremmo fare i nomi e i cognomi.
Tanto è vero che l'onorevole Meda, democristiano milanese della prima ora, il primo ministro cattolico in un governo non cattolico, sulla sua rivista Civitas, commentò: a pochi metri da Paganuzzi che parlava, stava Don Murri, nello scomunicato vitando, al congresso del Partito Popolare, quello del crollo del campanile di Venezia. Allora, il commento di Fede e Ragione: non è Paganuzzi che è crollato. Paganuzzi è stato solo ingenuo a pensare che il Partito Popolare era come una nuova opera dei congressi. Se veramente il Partito Popolare avesse tenuto alla questione romana, non avrebbe fatto guerra a Sassoli e alla destra del partito, che questa questione romana volevano per l'appunto tenere viva. In un articolo di Fede Ragione, di Sassoli De Bianchi, siamo sempre nel 22, scrive un articolo divertente, si intitola Il Partito Popolare e i 10 comandamenti di Dio, dove scrive che il Partito Popolare è contro il quinto, il settimo, il decimo e anche il primo comandamento, perché aveva messo il culto della patria e dell'altare della patria, dove si erano recati, al posto del culto di Dio. Naturalmente c'è anche su Fede Ragione un articolo, numero 2 dell'8 gennaio del 22 per esempio, in cui parla di un giornale trentino, Il Nuovo Trentino. Criticava De Gasperi, perché c'era tutto un articolo di De Gasperi di esaltazione del Risorgimento. Quindi vediamo come ormai il Partito Popolare, che non nasceva se non in parte dagli antichi cattolici liberali, ma in buona parte veniva da cattolici intransigenti, aveva visto però questi cattolici intransigenti abbandonare la loro antica posizione, raggiungere i cattolici popolari e i cattolici liberali ed accettare la rivoluzione italiana che, come abbiamo detto in un congresso del nostro che abbiamo fatto qui a Modena, abbiamo parlato anche di questa questione. Ricordo nel 2011 la sesta giornata per la carità sociale di Cristo, Risorgimento, massoneria e protestantesimo all'assalto dell'Italia cattolica, per risentire quelle conferenze, per vedere appunto la gravità di avere metabolizzato il Risorgimento. Infatti uno dei problemi della conciliazione segnalato da Fede Ragione subito è che subito dopo la conciliazione i cattolici liberali e i popolari erano contro la conciliazione, ma il centro nazionale eccetera, vollero fare della conciliazione l'accettazione del Risorgimento, ed è così che il Risorgimento è diventato come un patrimonio del movimento cattolico, mentre invece è la riforma protestante in Italia praticamente, quella che non ci fu nel 500 grazie a un San Pio V per esempio, e che abbiamo avuto nell'800. Ecco quindi alcune riflessioni. L'ultima riguarda appunto il centro nazionale. Uno degli esiti del Partito Popolare fu il cosiddetto centro nazionale. Questo centro nazionale che lasciò, come vi ho già detto, nel 1923 il Partito Popolare per raggiungere il fascismo. Ebbene, i membri di questo centro nazionale erano tutti gli esponenti del vecchio liberalismo cattolico o del vecchio murrismo, e Murri stesso, quindi fu, come vi ho già detto, uno di questi personaggi. Possiamo dire quindi che il Centro Nazionale fu una riedizione dell'ala destra del PP? Non sia mai,
perché il centro nazionale era in tutto e per tutto una delle anime del PP. Solamente che il suo esito fu di sostenere il governo Mussolini in chiave risorgimentalista e quindi in chiave fondamentalmente liberale. Questo deve essere precisato, sembra un'assurdità, ma in realtà è così. Per concludere, così sarà contento Don Carandino, tante cose avrei potuto dire, ma ve le lascio. Sulla questione già vista prima, la Società delle Nazioni, che ha una così grande parte nel programma della nascente Partito Popolare, l'appello ai liberi forti, c'è un articolo sempre su Federragione, il 28 gennaio del 23, numero 4, l'enciclica Ubi Arcano Dei, la Chiesa e la pace dei popoli di Don Paolo Dell'Orme. Allora, della Società delle Nazioni viene data una bella definizione: società anonima per lo sfruttamento dei popoli. Mi sembra una definizione divertente. Vedete, lo spirito del tutto opposto è quello di un dosturzo e di un detotto. Eppure, per la piccola storia, si racconta che dopo la guerra, dopo la fondazione della Democrazia Cristiana, eccetera, Don Sturzo un giorno incontrò De Tott e gli disse: reverendo, aveva ragione lei. Questo fa onore di Don Sturzo, fa onore di Don Sturzo, il quale, bisogna dire, pur avendo, essendosi messo in questa strada falsa al seguito di Don Murri dell'indipendenza dalla gerarchia, alla fine, nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, si mostrò come sacerdote obbediente al Papa. Quando Pio XII chiese di sostenere a Roma, in vista di farlo anche poi in tutta Italia, un'alleanza tra la DC e i partiti di destra, il Movimento Sociale e il Partito Monarchico, per impedire anche lì l'avanzata del comunismo, Don Sturzo disse di sì, avrebbe patrocinato quell'alleanza, lui antifascista da sempre, obbedendo al Papa, e quella che è chiamata l'operazione Sturzo. L'operazione Sturzo fallì per l'opposizione di Alcide De Gasperi, che era ben meglio degli attuali rappresentanti del cosiddetto mondo cattolico, molto tra virgolette, ma in quel momento si presentò come Romano Prodi dirà poi in seguito: sono un cattolico adulto, mi sembra che lo disse quando voleva fare la sua versione dei matrimoni quello omosessuale, eccetera, che poi ha fatto Renzi, un altro di formazione democristiana, anche lui ci ha dato queste bellezze. E di fronte, mi sembra, il cardinale Ruini che si opponeva, Romano Prodi dice: sono un cattolico adulto. Cattolico adulto, non sono più un bambino che deve ascoltare quello che dice la gerarchia, sono adulto, e quindi noi in politica facciamo quello che vogliamo, salvo poi andare in chiesa a prendere i voti dei fedeli, naturalmente, quello sì, e avere il sostegno di tutte le associazioni cattoliche. E così funzionava il sistema fino a che miseramente questo partito è scomparso, ma i suoi uomini, il suo spirito, la sua mentalità, di gran lunga peggiorati, sono ancora vivi in mezzo a noi e stanno facendo un grandissimo danno sia alla Chiesa cattolica sia alla società tutta intera. Ecco, quindi anche qui i cattolici di fede e ragione avevano ragione, come disse Don Sturzo pare a Don De Tott, ma purtroppo la loro ragione non l'ha riconosciuta nessuno tranne il Signore, penso, nel giorno del giudizio. Dobbiamo rendere però loro omaggio perché hanno avuto il coraggio già ai loro tempi di levarsi senza paura, perché cosa voleva dire prendere quelle posizioni ai loro tempi? Voleva dire essere isolati
voleva dire non contare più nulla, che nessuno ti frequentava e ti parlava più. Così è successo con signor Bonigni, così è successo a Don Nuti, così è successo a Don De Tot, il massimo che sono diventati Don De Tot e parroco di una piccola parrocchia, e adesso è pure dimenticato, però non è dimenticato di fronte a Dio, e noi non li abbiamo dimenticati. Cioè la mia intenzione è quella di farvi capire a voi militanti cattolici dei nostri tempi che non dobbiamo cercare negli altri o presso gli altri le nostre dottrine, la nostra guida, il nostro pensiero. La Chiesa Cattolica, la sua dottrina sociale è abbondantissima, leggete le encicliche dei papi, seguite questi grandi maestri della controrivoluzione, leggete autori come quelli di cui vi ho parlato, che ci hanno preceduto, e sono sicuro che avremo tutto quello di cui abbiamo bisogno per combattere la nostra battaglia. Una battaglia di testimonianza, dirà qualcuno, forse, ma bisogna pure che qualcuno questa bandiera la tenga spiegata, come diceva San Pio X, e non arrotolata, vergognoso di quello che è e di quello piuttosto che era, perché hanno cessato di esserlo. Bene, noi non ci vergogniamo, vogliamo mantenere alta questa bandiera, e in questa scuola di pensiero nella quale ci riconosciamo, ebbene, intendiamo continuare oggi come ieri la nostra battaglia. I tempi sono molto peggio, ma a volte quando le cose peggiorano vuol dire che ci avviciniamo alla soluzione, a meno che gli schiantos avessero ragione, e quando si tocca il fondo si incomincia a scavare, ma c'è sempre il buon Dio, c'è sempre il buon Dio che può ottenere che toccato il fondo invece si risalga e si ritorni a una società veramente cristiana, quella auspicata da Papa Leone XIII nella sua enciclica Immortale Dei. Bene, allora anche... Bene, non c'è nulla da aggiungere, penso che tutte le giornate per la legalità sociale di Cristo sono molto importanti. Personalmente ho apprezzato molto questa giornata, soprattutto perché vi sono molti giovani, e questi giovani appunto devono essere dei militanti cattolici, per il cattolicesimo, per il regno di Cristo, e quindi conoscere quello che è stato il combattimento cattolico, senza compromessi con nessun errore. Noi vogliamo Cristo re. Del resto questo simbolo è di coloro che lo indossavano per fede, non per moda o in modo superficiale. Noi vogliamo il Sacro Cuore alla base della società. Grazie Don Francesco, grazie davvero di cuore. E non si può combattere per il regno sociale di Cristo su basi dottrinali errate, non si può combattere per Cristo re trovandosi in comunione con i nemici di Cristo, con i nemici della dottrina cattolica. Quindi ripetiamo sempre alla fine di queste giornate in che modo iniziare questo combattimento per Cristo re: assistendo alla Santa Messa celebrata nel modo giusto, e cioè non in comunione con i nemici di Cristo. Noi siamo cattolici, quindi non possiamo accettare questi compromessi, questi errori.